A quasi un mese e mezzo dal voto, l'Italia si presenta ancora come un puzzle privo dei pezzi più importanti. Eletti i presidenti delle due Camere, serve adesso trovare la tanto agognata stabilità che permetterebbe di dare al Paese un indirizzo politico. Il corteggiamento tra le coalizioni sembra una storia d'amore priva di qualsiasi sentimento, mirata solamente a non perdere il diritto al governo da parte di alcuni partiti. Il morale di questa tormentata favola è ovviamente la situazione di stallo che blocca il Parlamento non permettendo riforme che possano servire al rilancio dell'Italia. Una situazione confusa e che abbiamo sottoposto al giudizio degli agrigentini, chiedendo loro quale dovrebbe essere il giusto governo e quali riforme questo dovrebbe attuare. Come governo, ora come ora, non dico che i grillini stanno facendo cose alla grande, però c'ho fiducia in loro. E secondo lei cosa dovrebbe fare questo governo? Ma mettersi d'accordo principalmente e governare il paese, perché siamo in uno sbadaglio totale. E se non prendono un provvedimento non so che tempi verranno, perché la disoccupazione è enorme, le famiglie sono sotto la soglia della povertà e loro lo sanno tutto questo. Perché si sta perdendo tutto questo tempo però? Perché non danno spiegazione al popolo di quello che devono fare? Perché mi sembra che Beppe Grillo sta facendo un po' di scena ora. PD 5 Stelle e non esiste altro governo. E secondo lei cosa dovrebbe fare per prima cosa? Ma tutte le cose necessarie per liberarci di tante persone che non sono degne di governare l'Italia. Secondo lei invece? Sarebbe un disastro, io sono d'accordo con l'amico mio, sarebbe un disastro rimandare i rimandati. Oddio, il PD, per me il PD, io a livello di Bersani sarebbe all'altezza, giusto? Ma la coesione con Grillo non la vedo tanto bene però io. Quindi sarebbe meglio un'alleanza col PDL o... O PDL da escludere, insomma, sentiamo giornalmente l'intenzione di Bersani e compagni, giusto o no? E da escludere, speriamo bene. Un governo sapevo che non avevamo a nulla. E a lei chi piacerebbe? A me veramente non mi piacerebbe niente completamente, che fanno schifo tutti, parliamoci chiaro. E secondo lei qualsiasi governo, o meglio chiunque dovesse governare, cosa dovrebbe fare per prima cosa? Che avesse a fare, mi dicesse lei che io non so che avesse a fare. Io non so, perché se ci dico una cosa, poi ti fanno un'altra cosa, quindi... Opinioni che rispecchiano l'attuale andamento politico, un'incertezza che potrebbe risolversi forse solo con un paradosso, visto che nessun partito ha voglia di appoggiare un esecutivo figlio di maggioranze episodiche o legato ad un passato impopolare. Allora non sarebbe peccato pensare ad un governo che, per pudore, viene definito di scopo o tecnico, ma che in realtà come scopo avrebbe solo quello di sopravvivere sino a giugno o ad ottobre, il tempo per eleggere il Presidente della Repubblica e garantire all'Italia almeno una carica istituzionale che possa tutelarne la credibilità. In tutto questo pesano come macigni le decisioni dei mercati finanziari e probabilmente, ancor di più, la situazione sociale degli italiani.